Ciao a tutti ragazzi, sono Ribart. Oggi vediamo come si fa a modificare la bici elettrica con motore Shimano Steps 6000 o Steps 8000. La modifica che vi sto per parlare funziona via software, non via hardware, quindi non abbiamo bisogno di installare una modifica all'interno della bicicletta, ma abbiamo bisogno di un software e di un programmatore device. Il dispositivo che ci occorre è della Shimano, questa scatoletta qua con il codice SMP PCE1. Praticamente questa interfaccia serve per programmare la nostra bici con motore Shimano. In descrizione metterò il link dove trovare questo dispositivo per la programmazione. Senza questo device è impossibile installare il software che vi sto per parlare. Il bello di questo software è che praticamente non vai a modificare nessuna cosa via hardware, ma solo via software. Quindi se volete ritornare alla configurazione originale della bici, si fa solo con questo software e si fa velocemente. La prima cosa da fare è collegare il device alla bicicletta elettrica. Si fa in questa maniera. Abbiamo uno spinotto USB e mini USB da collegare alla scatoletta, così. Poi colleghiamo i suoi due cavi che danno in dotazione sempre col device, non si può sbagliare, non c'è il verso, quindi colleghiamo un cavetto e l'altro cavetto, così. La porta USB la colleghiamo al computer, io ho un cavo esterno, una prolunga, quindi lo collego così. E quindi sono connesso al computer. I due spinotti di connessione che vanno alla bici elettrica sono fatti in questa maniera qua e vanno collegati sul display del motore E8000. Il display che sto parlando è questo qui, della Shimano Steps 8000. Dobbiamo andare a collegare i due cavi qui sotto, dove ci sono questi spinotti. Questi due spinotti vanno staccati in questa maniera, così. E qui ci colleghiamo i due cavetti del device. Non hanno verso, quindi non si può sbagliare. Lo potete mettere come vi pare, di qua o di là. Ecco, connessi. Ora accendiamo la bicicletta. In descrizione metterò il link dove scaricare il software. Il primo software da utilizzare si chiama eTube di Shimano. Lo andiamo a aprire. E questo serve per programmare, diciamo, e ripristinare, fare le diagnosi del nostro motore. Io sto parlando del motore E8000, quindi io vado a cliccare qui sopra. Per installare questo software dobbiamo vedere se il nostro firmware è aggiornato all'ultima versione. Qui ci viene un'informazione che dice collegare il PC a internet per controllare la versione aggiornata. Diamo ok. Io ho già installato un aggiornamento, quindi mi dice tutte le unità sono munite della versione più recente, quindi diamo ok. Quindi possiamo uscire dal software Shimano e andiamo a aprire il software E Plus, quello della modifica. Qui dobbiamo mettere i nostri dati personali con login 8000. Ora si sta diciamo collegando con la bicicletta, ecco qua. Questo è il pannello dove noi possiamo programmare il software della nostra bici elettrica con motore Shimano Steps 8000. Praticamente cosa possiamo fare? Possiamo ottenere o la versione originale, oppure sbloccata ai 35 km orari, oppure sbloccata a 50 km orari. Noi possiamo selezionare la modifica che vogliamo, ad esempio voglio mettere a 50 km orari e do conferma. Stessa cosa, nelle impostazioni possiamo mettere cambio, la corona, quindi verifichiamo che corona monta la nostra bici elettrica, 34, 38, 44, e il numero di marce, 10, 11 e 12. Una volta che siamo collegati, lui verifica il numero di telaio, quindi possiamo utilizzarla solo su una bicicletta, non possiamo utilizzarla su altre biciclette. Si comprano dei crediti apposta, qui adesso zero crediti perché praticamente ho già usufruito della modifica, e quindi praticamente è strettamente personale e funziona solo con una bicicletta. Io ad esempio voglio modificare le marce, che ne ho 10 invece di 11, quindi metto 10, corona da 34 perché ho contato i denti, confermo, mi dice confermi di voler effettuare la programmazione, gli dico ok e lui sta programmando. La bici è in stand by e sta programmando. Aspettiamo qualche minuto, qualche secondo. Ok, mi dice configurazione completata.
Quindi praticamente la bicicletta è stata programmata con questi settaggi: sblocco 50 km/h, corona 34, il cambio meccanico invece di elettrico, il circonferenza ruota, che bisogna prendere la misura in base al diametro della vostra ruota per avere un esatto conteggio del contachilometri, e quindi abbiamo installato, come c'è scritto qua, configurazione completata. Quindi abbiamo completato tutta la modifica, quindi la bicicletta ora è sbloccata ai 50 km/h. Ora si spegne la bici, si spegne il display, stacchiamo gli spinotti del device così, con forza, perché sono a innesto, ok? Rimettiamo i suoi tappini per proteggerlo dall'acqua, così, uno e due, e voilà! La bicicletta è pronta per essere utilizzata. In descrizione metterò il link dove si possono acquistare questi software e questo device per la programmazione, che non solo serve per fare la modifica alla bicicletta, ma si può utilizzare anche per fare la diagnosi alla nostra bici, cambiare vari settaggi, magari se vogliamo montare anche un cambio elettronico si può settare con questo device. Una cosa molto importante che voglio dire è: quando si va a modificare una bicicletta elettrica, noi siamo praticamente fuori legge. Cosa vuol dire fuori legge? Vuol dire che la vostra bicicletta non può circolare sulla strada. Quindi diventa, facciamo un esempio, una moto da cross che gira sulla strada senza targa, senza assicurazione, senza casco. Quindi è molto pericoloso, è penale, si può rischiare grosso, perché mettiamo le corna, succede un incidente, andate a sbattere contro un altro ciclista ad esempio e questo ciclista si fa male, voi siete intorto al 100%. Quindi il mio consiglio è: utilizzate la bicicletta solo in fuoristrada oppure in aree private, non utilizzate la bicicletta modificata sulla strada, perché è molto pericoloso. Anche parlando con amici poliziotti, se succede qualcosa, adesso le agenzie di assicurazione lo sanno che le biciclette sono praticamente il 95% tutte modificate. Vi consiglio di utilizzare la bicicletta solo esclusivamente in fuoristrada. Se andate sulla strada con una bicicletta modificata, voi siete a rischio, ma è solo per avvertirvi, perché la gente lo fa così, come se fosse una cosa che è da fare sulla bicicletta elettrica. In descrizione metterò il link dove si può acquistare questa modifica, dove si può acquistare il device per la programmazione. Mi raccomando, mettete un mi piace, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ragazzi. Questa bici sembra che abbia il cambio di Formula 1, sentite che rumore?